te, dimmi cosa dici di me, che vedo che hai sonno ma non ti lascio stare. Quando siamo in compagnia, dimmi cosa dici di me, che bevo per gioco e poi faccio confusione. Dimmi la tua prima impressione di questa intimità, con me come si sta. Quando non so dove sei, dimmi cosa dici di me, all'amica, al dottore, a lui, al tuo ex amore. Quella notte sola in hotel, dimmi cosa hai detto di me, quando pianto davanti a te ti è sembrato strano. Metti che ci fosse un bambino, ti piacerebbe se assomigliasse in qualche cosa a me, che non so ballare né pregare, ma per te mi faccio attraversare. Siamo in due, intelligenti, sani, un po' violenti, ciechi, grizzi, fantasie. Abbracciare te, che sei la pulizia di questa sorridente vita mia. Un posto dove, quando così l'impegno di lavoro me lo permette, io parto da casa mia, che è la mia casa di Bergamo, e vengo qui in mezzo al Verde, in Toscana, dove io, diciamo che dopo un po' di giorni che sono qui, riesco veramente a avere una dimensione di tranquillità, e allora riesco anche ad affrontare quello che è la realtà mia, lavorativa e non, in un modo più così tranquillo e sereno. La Toscana per tante ragioni, perché mi piace Firenze in modo particolare, e infatti quando sono qui passo così i pomeriggi passeggiando per la città. E io sono alla ricerca più che altro di una certa armonia, un'armonia con me stesso, un'armonia con la natura, con gli altri. E sono alla ricerca di questa cosa. Per me la musica è sempre stata l'unica cosa importante, perché fin da piccolo ho sempre avuto questo amore, questo trasposto verso questo tipo di cose. Io tantissime volte ho pensato, provato se non altro di pensare e di vedermi in un'altra dimensione, tipo, non so, impiegato di banca o pompiere o che ne so, postino. E non riesco a vedermi in una dimensione diversa da questa che è la mia.
È chiaro che facendo il nostro lavoro sei esposto a giornali, televisione. Diciamo che questo è un aspetto che non mi piace, che mi si consideri un protagonista in questo senso. Cioè vorrei essere considerato una persona normale che magari fa delle cose che possono piacere a qualcuno. Ci vediamo. Ciao. Tutto a posto? Ah, bella questa. Bellissima. Quanto vengono queste? Questa viene 130.000. Queste sono proprio di paglia di Firenze, quelle lì. No, quelle che vuole lei. È questa qui proprio. Se no si passa un altro genere come queste qui, ma che mi capisce lei. No, è un assi per una signora. Senta, quelle lì invece? Quelle sono per le signore. Sono di paglia o non tale Firenze? Le lascio. Ma solo questi colori? Sì. Io penso che anche quando spero, mi auguro che sia più la possibile, questa nostra storia stupenda, che è la storia appunto del mio gruppo, dei Pooh, finirà. Io continuerò certamente a fare della musica.